Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saintro 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che, secondo me, ci manca veramente una, massimo due missioni alla fine delle missioni dei King. Quindi torniamo alla chiesa e le completiamo. Ho ancora 28 punti reputazione. Penso che mi basteranno per un po', no? Certo che io vestito d'arancione, con questo tramonto messo così, sembro proprio fatto a pandan. Ed eccoci tornati in... Chi è che spara? Stavo per dire la frase, rieccoci tornati in chiesa. E uno dei miei ha ucciso un poliziotto. Dicevamo, rieccoci qua alla chiesa. Tra l'altro, le missioni dei Carnales, dov'è che la fa? Ah, dall'altra parte immagino, vero? Va bene, continuiamo quella dei King intanto. Il dilemma di King. Che in inglese sarebbe stato più figo, che sarebbe stato King Dilem. Sorry about Anthony. That was business. Let it go. So what's the plan? We kill Tanya and I get back to business. Però ti vogliamo fuori dai coglioni. What? I said no. You alive, we straight. But the Vice Kings, they're through. Then kill me. Quit wasting my goddamn time. Well, you got a choice. You can keep your fucking pride and die right now. Or you can be a man and walk away. Questo è giusto. Gli abbiamo dato una scelta. When did you get the balls, Jules? What's it gonna be? I ain't walking away. Fair enough. Johnny? Sparagli. I ain't walking away until I deal with Tanya. Ecco, bravo, finisci la frase. Non posso ripeterla, però. Johnny, put the damn gun down. Ah, che palle, l'avevo appena tirata fuori. Now you understand, this ain't just about Tanya, right? We finishing the whole crew. Yeah, I know. So let's get to it. Plan? I know. Bomba. All them fools hang. All we gotta do is roll up there, get their attention, then lead them to the cops. They'll take care of the rest. Ah, beh, certo. Right, you gonna be Mr. King's wheel, man. Sì, you signore. Ready for this, son? Hai voglia. Let's go. Tanto noi non parliamo, Does siamo muti. Oh, sono anche amici, ma pensa un po'. Ok, sorella. Andiamo, siamo io, te e King. Ci rubiamo una macchinina. Mi dispiace, signor King, non è abbastanza lussuosa e lo so, però. Alright, let's get this shit started right. One of the safe houses at the north end of town. Ok, mi metti già il puntino? Grazie. So does Julius ever talk about growing up in Sunnyvale? No, non me l'aveva mai detto. Anche perché, vabbè, sono well, nuovo. You thought he was from the road? The no, no, non lo sapevo. Is that you forget about it. You know what I'm saying? Capisco. Che bello che tanto noi zitti, I don't care what flag the flying speech, didn't he? Probabile. And the motherfucker still hadn't forgotten. Lo so, King, che tu sei bravo a scrivere, è per quello che poi diventi il consigliere del presidente degli Stati Uniti. I don't gotta worry about you interrupting me in that bullshit. That was one. E c'è ragione. That motherfucker never knew when to shut up and just listen. Me ne sono accorto dai filmati, tranquillo. You know that even if you wipe out the Vice Kings, it ain't gonna be over, right? Lo so, è probabile che anche finendo le vostre missioni comunque i King ci saranno. Take what you have. Some punk wants to make a name for himself. Some girl you fucked and never called back. È vero, però se non gli dai il numero risolvi il problema alla radice, no? The fact is, once you're in the game, the only way you're getting out is if you're dead or in jail. Yeah, I think that pissed him off. Now let's lead him right to the police. No, aspetta. Come li porto alla polizia? Dai, forza, vieni. Vieni con me, bel bambino. Volevo averne il meno possibile dietro, però comunque dovevo farmi seguire, no? Aspetta che tanto metto il mitra, che è sicuramente meglio di avere la pistola. Forza, seguimi, bello. Inseguimi, che ti porto in un bel posto. Vai via.
Forza, forza. Lo so, King, sto andando dalla polizia. Non è colpa mia se hai messo l'indicatore in culo al mondo, eh. Pula! Fermateli, mi stanno sparando! Quel poliziotto sta sparando la macchina! Sta sparando la sua macchina! Non so se sarebbe dovuto succedere questo. So far, so good, player. Let's roll downtown and deal with the bitches there. Va bene. Grazie, polizia. Ottimo lavoro. Comunque mi sono ricordato una cosa riguardando alcuni vecchi video di Saints Row 2. È esattamente come Saints Row 1, ovvero la cosa del rispetto. Quindi devi fare missioni per avere rispetto per poi continuare avanti col gioco. Ok, we got their attention. Time for the 5-0 to finish the job. Ok, qualcuno però dovevo ucciderlo prima che mi inseguissero in troppi. Aspetta. Uno dobbiamo ucciderlo. Ok, sali in macchina almeno. Fai qualcosa, su, su. Oh, e finalmente. Oh, e vai. Uno dei due doveva morire prima o poi, no? Bene, mi hanno anche bucato la ruota. This was a great idea, Ben. Lo so. Guida. La prossima volta chiama i tuoi uomini un po' più vicini. Devo riuscire ad arrivare di nuovo dalla polizia. Be more careful. Senza farmi ammazzare, senza che la macchina mi esploda. Polizia! Help! Mi stanno sparando! Esploderanno di nuovo? Sono esplosi di nuovo, con semplici colpi di pistola. Scendi, scendi! Ma siete dei bastardi, allora! Non mi puoi far esplodere la macchina mentre io in animazione sono ancora lì! Ok, questa volta ho preso una macchina un filo più grande. Almeno spero abbia un po' più di resistenza se le macchine degli altri non mi venissero addosso. Polizia! Aiutatemi a non esplodere questa volta! Fateli saltare in aria prima di arrivare da me! Oh, bravi, finalmente! Oh, ci voleva tanto! Adesso me lo chiede di nuovo. Let's hope our luck holds out. Ok, speriamo che questa volta vada in un modo un pelo più pulito la missione, eh? Dai, inseguitemi, non dovete stare lì fermi. La missione è che voi mi inseguiate. Oh, finalmente, forza. Forza, seguimi. Mannaggia, sti pali della luce che ogni tanto non si rompono però, eh. Forza, forza, seguimi. Come on, man, that's just unnecessary. Dai, 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 che ormai ci siamo. La missione è completata, forza. Sti bastardi che continuano a venirmi addosso però. Forza, forza, seguimi. Puff, 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 puff. Dai, fateli saltare in aria. Oh, finalmente. Missione compiuta. It's a shame Julius found you first. We could have owned this town. Mi dispiace, sì. Mi dispiace, King. Bright Town, Downtown District, $3,000. Nuove missioni disponibili. Io andrei a ritirare i soldi a casa e poi completerei per l'ultima volta l'ultima missione dei Vice King. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio e, in teoria, con l'ultima missione dei Vice King. Ciao a tutti!